Ciao a tutti ragazzi, io sono Agromoderni, siamo qua in un nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 3. Bene, in questo episodio andremo a fare un po' di cose, inizieremo ad utilizzare il Curse Play e inizieremo a trinciare l'altro campo, perché questo lo finirò poi per conto mio appena un po' di tempo. Oggi non ho tantissimo tempo, ho avuto... what? Ah, lol. Ho messo timer di 20 secondi al posto che di 20 minuti. Ok, allora... quindi andremo a fare appunto un po' di course play, vi farò vedere come impostarlo, anche se ho già fatto un tutorial dove lo faccio vedere. E niente, quindi adesso vabbè, prima voglio agganciare qua l'aratro e lo metto a iniziare ad arare questa parte qua, tanto non penso che arriverà velocemente voi avete capito. Allora, andiamo ad attaccare l'aratro. L'aratrozzolo. Il brutto aratrozzolo. No, il mio peso. È partito, va troppo in corsa. Dove cazzo è finito? Ah no, ok, l'ho già preso. Allora. Molti, vedo che vi è piaciuto il fuck. Il prossimo fuck sarà, comunque cercherò di farlo un po' più sul comico. Questo è rimasto ancora un po' troppo serio per i miei gusti, ecco. Oh, scusa un attimo, amico, perché non ari? What the fuck? Cioè... Ah, ok, ho capito dove sta il problema. Questo qua non va bene per arare. Ottimo, abbiamo comprato un fend che non utilizzeremo mai. Vabbè, e allora questo rimane un attimo fermo qua, poi dopo lo metteremo il New Holland. Ok, New Holland è qua. Ok, allora prendiamo il nostro John Deere, che ci servirà per una cosa. Ovviamente lo accendiamo e lo portiamo al campo FAP. No, anzi, il John Deere appunto lo portiamo su al campo. All'altro campo. Perché ho detto che ci servirà un'altra cosa. Ecco cosa possiamo usare il fan. Allora, oggi ragazzi voglio fare trinciato col curse play. Però voglio provare a fare qualche taglio, diciamo. Perché? Perché voglio iniziare a sistemare in modo che il curse play mi vada a trinciare, i trattori lo trasportino, la trincia va in automatico, si risolve in automatico problemi eccetera, e noi ci mettiamo tranquilli, belli belli, a pestare in trincea con il fend, eh? Che ne dite? Mi sembra una buona idea. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso il campo di trinciato, cioè il campo di mais, che abbiamo seminato un po' di tempo fa. Dobbiamo ovviamente... cosa stavo dicendo? Ah sì, dobbiamo anche fare ancora un pochino un giro con l'altro rimorchio, con il tre assi, e riempirlo. Perché questo? Perché devo andare a creare un mucchio su in azienda, in modo che poi i trattori possano andare a scaricare, e mi serve prima della registrazione questa cosa. Allora, devo pensare come farli passare i mezzi. Allora, direi che all'andata vanno di là. No, anzi, all'andata vanno di là e poi escono e passano di qua. Sì, mi piace, mi piace. Me piace, me piace, me piace pe davvero. Me piace pe davvero. Andiamo di qua. Qua! Perché Agromoderni può tagliare, lui non si sa come mai, però lui può. Non so perché mi sta anche laggando così tanto. Spero anche che non... che mi sentiate bene. Perché? Perché non ho le cuffie in testa, bensì ce l'ho al collo. È una cosa un po' stupida da dire.
Allora, praticamente a qua lo devo ancora far crescere, però è tanto il tempo che noi sistemiamo tutto. Allora, praticamente sono andato al parrucchiere, dal barbiere, chiamatelo come volete. Mi sono tagliato i capelli, quindi adesso ce li ho immacolati e non vado a metterci sopra le mie cuffie che sono comodissime ma pesano un quintale, cioè non lo senti il peso, però i miei capelli penso che lo sentiranno, quindi che lo sentirebbero perché non l'ho messo. Quindi amen e lasciamo stare. Allora. Qua non ne vale la pena iniziare a fare il cosplay perché comunque capite che qua un po' di giri abbiamo già finito. Di là invece ne vale la pena assolutamente. Tanto il mio orologio che lagga, non so come mai, lagga il timer. Va bene, dai. Come ho già detto, per chi non avesse visto il FAQ, andatevelo a vedere, ragazzi, perché dico molte cose importanti sia sul canale, ma soprattutto su quello che volete voi, cioè nel senso più o meno quello che tu vuoi sapere e anche quello che la maggior parte degli altri vogliono sapere. Quindi, se volete sapere qualcosa su Hogwarts Moderni, andatevi anche a vedere il FAQ. Questo FAQ e anche quelli vecchi, ecco. Comunque, come ho detto nel FAQ. Oggi in teoria sarei dovuto, oggi cioè martedì, voi lo state vedendo di mercoledì, sarei dovuto andare a registrare il video per l'arandazzo. Solo che ci sono stati dei problemi tecnici, nel senso che l'arandazzo, come aziende dove hanno degli ordini da consegnare entro fine settimana, sono un po' indietro perché ci sono state delle fiere a cui hanno partecipato, quindi erano via, eccetera. E devono consegnarli prima delle feste e quindi sono un po' indietro, mi hanno detto guarda, lasciamo stare, facciamo poi per gennaio. Adesso spero che non vi dia fastidio questa cosa. Beh, oddio, probabilmente un poco di fastidio ve lo darà perché magari vi aspettavate un video e invece non siete riusciti ad averlo. Però ragazzi, capite anche un pochino l'azienda, loro campano con questo, nel senso che loro fanno. È il loro lavoro fare rimorchi. Se io solo per fare un video che serve sia al canale, che serve sia a loro, ma serve anche al canale, se solo per fare un video li devo far perdere, devo far arrivare in ritardo le consegne, lasciamo stare, e gli ho detto per gennaio va benissimo. Comunque, adesso sto iniziando. È un bel po' che ne sto parlando, ma. Devo vedere di fare di ancora finire di devo ancora vedere di finire di realizzarlo. Comunque sto, come vi ho già detto, sto elaborando, sto facendo sto per creare un buon video che sarà quello per il Natale e sarà il video. Sarà un video un po' speciale perché vi annuncio già che non riguarderà solo il mio canale. E spero che vi piace veramente tanto. Cercherò di fare un qualcosa che sul mio canale fin da sempre ho voluto portare, ma che non sono mai riuscito a portare, sia per mancanza di tempo, di mezzi e perché ho detto. Cioè, non è una questione di cattiveria, però nel senso io ho detto una volta dicevo, ma guarda, io sta cosa qua ci metto tantissimo impegno, poi alla fine ho solo 10 iscritti, non ne vale la pena. Invece adesso sono riuscito. Come vi ho già detto, se voi condividete, se mi fate conoscere, cresce il numero di iscritti al canale, quindi cresce anche più la possibilità di fare un qualcosa. E, per esempio, mi piace i video, è una cosa che io adesso dico così alla veloce, ma che dicono anche molte altre persone. Se volete fare in modo che ne so, vi piace una serie o qualcosa, e volete che continui, che il vostro YouTuber continui, non dovete fare altro che mettere un semplice mi piace. Se, che ne so, io vado sempre a guardare il numero di mi piace. Se per esempio mi ritrovo, che ne so, dopo 24 ore che ho caricato il video, mi ritrovo tipo 40 mi piace, dico ok, cacchio, c'è cioè 40 mi piace,
sono tanti per me, poi per altri youtuber sono niente perché arrivano a 3.000, 4.000 se non di più. Allora, e quindi mi metto subito all'opera per fare altro, per dire cacchio, 40 mi piace, è meglio darsi da fare anche per fare altri video. Ma questo succede con tutti, non è che succede solo con me. Dai, dai, dai. Vai. Minchia. Ah no, ma aspettate. Ok, stavo per fare una cazzata, quindi... Stop, cazzate, agro. Ok. Allora. Io non devo andare a buttare qua. Devo poi salire con il fan qua. Ok, allora andiamo a metterlo qua, che è proprio al centro. Qui da qua si distribuisce. Perché... Allora, una cosa che dovete fare quando fate il biogas, dovete sapere che se avete un campo molto grosso, come è quello là, molto probabilmente non vi basterà una trincea sola. Quindi vi conviene, se fate una cosa del genere, avrete la possibilità di... L'ha fatto il mucchio? Control Q. Voilà. Avrete la possibilità comunque di avere un campo... di avere... più trincee disponibili, altrimenti i trattori arriveranno qua e diranno ok, è piena, me ne vado via, ancora carichi. E questa non è una cosa buona perché Gromadari non vuole questo. Hihihihi, ah, Gromadari, basta. Allora. La maglietta io devo ancora capire chi è che ha comprato la seconda maglietta. Perché a me è arrivata solo una, quindi non posso essere io che mi sono sbagliato ad ordinarla. Oh, se siete. Se tu che hai comprato una maglietta, se hai voglia di farti conoscere, mandami un messaggio privato, una tua foto, eccetera. Voglio ringraziarti. Vabbè che io non ci guadagno niente, l'ho già detto. Però. Ok, boh. Si parte verso il campo. Dun, 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 dun. Questa è una bellissima, ci starebbe la screen. Durante le vacanze farò anche poi quel video dove vi farò vedere vi darò componenti, diciamo, per quella che secondo me è una piattaforma di gioco, cioè il PC, ideale per un farming fluido che non costi troppo. Con questo non voglio dire che se vuoi giocare a farming abbastanza fluido devi per forza comprarti questo, perché la farò in modo che avrà anche delle altre opzioni, tipo ci sarà il base che magari costerà 350-400 euro, poi uno se vuole avere maggiori prestazioni va a modificare, eccetera. Solo una cosa vi dico già in anticipo, evitate, tipo io penso che andrò a mettere Intel, se vi piace AMD evitate di andare lì, no è meglio AMD, bah! Perché io comunque mi affido ad Intel ed è quello che io vi consiglio. Dopotutto io non è che devo fare la migliore configurazione, e comunque rimarrebbe su Intel. XD, no, basta. Io non devo fare un qualcosa come il top, devo fare un qualcosa che io vi consiglio. Quindi io vi consiglio Intel, cioè ciò che è la marca con cui mi trovo veramente bene, ecco. Ci sarà ovviamente, vi posso già accennare che la scheda video sarà una 650 Ti Boost, che comunque ha delle prestazioni abbastanza simili, più o meno, a quella che è la mia 660, o meglio, quella di mio fratello e della mia famiglia, perché mia fra poco potrò dire solo 780. Allora. Quando è che nasce qua il tizio? Perché io vorrei anche cominciare, mi sa che in questo episodio non andremo neanche a fare un po' di cosplay perché continuiamo così. Ok, allora direi che portiamo la trincea già in qua e iniziamo a sistemare i mezzi qua e là. Questo sarà quello che faremo oggi perché qua finché non cresce. Allora, prima di cosa, bene. L'italianico perfetto, mi dicevano. Allora, qua andiamo a vedere se gli manca della paglia. Ok, è già. Quello che gli mancava era dare. Bene.
Questo qua ce l'ha l'attacco dietro? No, peccato. Ok, usiamo. Che fai, brutto? Faccio brutto, basta. E adesso portiamo il nostro favorite in azienda. E c'è un solo modo per far veloce. Anche perché questo qua l'ha morra realistic, se non faccio così. Ho visto che Marco sta per iniziare la sua nuova serie. Io ho visto veramente tanti che mi avete consigliato. E in seguito a molti vostri commenti ho già quasi scelto la mappa. Penso che sarà la Alpental. Perché, non so, mi ispira, mi sembra abbastanza figa. Me l'avete consigliata davvero in tanti, ma avete detto anche che è molto leggera, quindi mi fido di voi, ecco. E andrò a provarla, ecco. Una volta che l'avrò provata vi dirò. E sarà per l'episodio 50, ora non so, perché ci sarà un, non so se una metà settimana, una settimana, in cui probabilmente vedrete, che ne so, tipo solo un video o due. Perché mi voglio dedicare a... Oh, qua ha finito, ottimo, ottimo, ottimo. Mi voglio dedicare alla nuova...